Scuola Comasca, la crisi degli insegnanti c'è, in particolare nel mondo del sostegno per ogni ordine e grado e nella scuola primaria. A settembre erano 600 circa i posti scoperti. Dopo tre mesi, dietro a quasi tutte le cattedre siede un docente, ma spesso non è abilitato o non ha seguito il percorso di specializzazione. La conferma arriva da Albino Gentile, segretario della CISL Scuola dei Laghi. In questi mesi si è lavorato tanto per coprire i posti vacanti con le MAD, tecnicamente la messa a disposizione, strumento molto utilizzato che permette ai candidati di ottenere delle supplenze brevi o annuali. In questo modo i dirigenti scolastici che non riescono a trovare insegnanti fanno riferimento agli aspiranti docenti che hanno proposto la loro candidatura e disponibilità. Ciò vuol dire che nella migliore delle ipotesi, precisa Gentile, c'è personale abilitato all'insegnamento ma non specializzato nel sostegno, nella peggiore che è stato reclutato personale che ha un titolo idoneo per stare dietro ad una cattedra ma non è abilitato all'insegnamento. Chi lavora sul sostegno dovrebbe invece essere un docente titolato, abilitato e specializzato. Il problema, torna a ribadire il sindacalista, è proprio che non ci sono abbastanza specializzati. Non possiamo mandare avanti le scuole con i docenti che hanno proposto la propria candidatura mettendosi a disposizione, in particolare per il sostegno, poiché parliamo di studenti che hanno esigenze specifiche. Quindi l'appello alla politica, la necessità è avere personale abilitato e specializzato, ha aggiunto. Se non vengono proposti corsi che qualifichino il docente, questi vuoti non li colmeremo mai e a settembre del prossimo anno saremo nella stessa condizione. Lo scorso anno, chiarisce, per il percorso di specializzazione in questo ambito, la Lombardia ha attivato soltanto 220 posti su tre università. In Veneto, per fare un esempio, erano 850, conclude Gentile. Nel Comasco, tra le situazioni ancora da definire, spiccano alcuni paesi dell'Erbese, in cui restavano ancora da coprire alcuni posti vacanti.